storia di Bettino Craxi è una delle tragedie che sono state nascoste dietro un sipario, dietro al quale sono conservate, come in un fondaco di un rigattiere, le verità su moltissimi misteri italiani. Ebbene, la fine di Bettino Craxi è una di queste tante tragedie. Sono operazioni di politica, le chiamano in Italia, ma in effetti sono operazioni veramente da giudicare come operazioni criminali. D'altra parte il contesto storico è quello che conta. Ecco, la strage di Bologna, quella del 2 agosto del 1980, doveva distruggere il consenso alla DC, che stava governando con Cossiga al governo a Palazzo Chigi e che stava governando con il Partito Socialista di Craxi. Nelle elezioni politiche del 79 il PC, il Partito Comunista, aveva ottenuto un deludente 30,38% ed era stato irriso dal mastodontico 38,30% della Democrazia Cristiana, la quale, nonostante l'eccidio di Moro di 2 anni prima e il crollo del governo della solidarietà nazionale, restava saldamente al primo posto del consenso politico degli italiani, perché nella DC gli italiani ancora vedevano l'ostacolo alla conquista del potere da parte del Partito Comunista. Ebbene, si stava però facendo largo in modo apprezzabile e pericoloso però per il Partito Comunista, si stava facendo largo il Partito Socialista di Craxi, che era arrivato in quelle politiche al 10,38% e che poi arriverà in quelle del 1983 all'11,39%, per arrivare al 14,27% nelle elezioni politiche del 1987, mentre il Partito Comunista Italiano stava crollando verso consensi minimi e la DC restava ancora il partito di maggioranza relativa. La mazzata finale, quella che dovette scatenare il Partito Comunista Italiano, fu il risultato delle elezioni politiche dell'aprile del 1992, quando appunto il Partito Comunista Italiano, o PDS che dir si voglia, fu sonoramente punito dai suoi militanti con uno sconfortante 16,11% contro il 29,66% della DC e soprattutto contro un sorprendente e anche pericoloso 13,62% da parte del PC di Craxi. Insomma, Craxi era un vero, nuovo, forse anche inaspettato ostacolo che si sovrapponeva alla marcia trionfale della gioiosa macchina da guerra di Occhetto, che era uscita come Valentino vestito di nuovo dalla svoltina della Bolognina, come diciamo noi, però con tutto il suo vestitino nuovo da PDS. E Craxi era odiato dalla sinistra comunista per una serie svariata di ragioni politiche, non solo. Craxi con Martelli aveva, come si dice, accalappiato un mito come Giovanni Falcone, un vero autentico militante comunista, eppure Craxi era riuscito a sedurre, togliendogli dai piedi il presidente di Cassazione Carnevale e facendogli vincere il maxi processo di Palermo, la cui sentenza era del 30 gennaio del 92. Craxi era contrario all'Europa, Craxi era contrario all'euro, così come la sinistra comunista la stava apparecchiando con Amato, Ciampi, e Craxi aveva monopolizzato l'attenzione della sinistra anti-americana con l'episodio di Sigonella, con il quale aveva anche dato una mano al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, proteggendo dagli americani gli assassini dell'ebreo Greengrocer,
Craxi era favorevole a una riforma della giustizia che avesse separato, diceva, quantomeno le carriere e le funzioni dei magistrati, era favorevole a mantenere intatto l'articolo 68 della Costituzione sull'autorizzazione a procedere, perché Craxi e con lui tutto quello che fu il Partito Radicale furono i soli a percepire e a denunciare che la modifica dell'articolo 68 non aveva lo scopo di perseguire rei, reati, corruzione, ma quello di distruggere mediaticamente gli avversari politici, aprendo un'inchiesta. E una volta ottenuta dalla Camera di appartenenza l'autorizzazione, congelare il procedimento per distruggere mediaticamente l'avversario politico. E qui subentra la necessità di rivelare come, che cosa sia stata in effetti quell'operazione che tutti noi chiamiamo mani pulite. A scoperchiare lo scandalo delle tangenti non fu né l'ingegner Mario Chiesa né il pool di Mani Pulite, bensì un anziano cronista del giorno, Nino Leoni, con le sue inascoltate denunce sulla Baggina, ossia sul Pio Albergo Trivulzio. Sulle sue denunce, sui suoi articoli che denunciavano l'esistenza di corruzione appunto alla Baggina, verso ottobre del 1991, quindi prima di Mani Pulite, apre un fascicolo la Procura di Milano e il fascicolo viene assegnato al PM di turno, che in quel momento fu Antonio Di Pietro, il quale, valutati gli articoli di Nino Leone degni di essere attenzionati, chiede ed ottiene dal GIP dottor Italo Ghitti l'autorizzazione a mettere sotto intercettazione la direzione del Pio Albergo Trivulzio, il cui presidente, come vi è noto, era l'ingegner Mario Chiesa, noto esponente del Partito Socialista Milanese e persona notoriamente molto ma molto vicina a Craxi. E così, grazie a quelle intercettazioni, viene intercettato un incontro fra un signor Luca Magni, un politico locale titolare di una piccola impresa di pulizie, il quale concorda con l'ingegner Mario Chiesa di pagare 14 milioni di lire come tangente per assicurarsi l'appalto delle pulizie al Pio Albergo Trivulzio per 140 milioni di lire. Gli accordi, tutti registrati, prevedono la consegna di 7 milioni per il 17 febbraio del 92 ed il resto dopo alcune fatture saldate. Luca Magni mastica un po' amaro perché gli è stato chiesto il 10% dell'importo, ci pensa un pochino. Dopo un paio di mesi, nel novembre del 91, prende la decisione: basta, non ne posso più, preferisco rinunciare al contratto ma vado a denunciare questa corruzione. Scrive la denuncia, la deposita alla Procura della Repubblica di Milano e la denuncia finisce ovviamente nelle mani del pubblico ministero Antonio Di Pietro, ossia di colui che aveva aperto il fascicolo sulla Baggina. A Milano si era formato da tempo quel pool composto dai magistrati notoriamente legati al Partito Comunista Italiano: Borrelli, D'Ambrosio, Davigo, Colombo, Di Pietro. Il PC di Occhetto nel frattempo ha mollato la vecchia classe operaia al suo destino, ha trovato il suo nuovo papa esterno, ovvero sia gli USA di Clinton, i suoi oscuri hedge funds, che lo sosterrà, caduto l'Ursus, per fargli dominare l'Italia, e si è trasformato nella gioiosa macchina da guerra, quella di Occhetto, a cui accennavo prima. Si sente ormai, diciamolo francamente,
la vittoria elettorale in tasca. Le elezioni politiche sono previste per aprile del 1992, ma intanto il Partito Socialista di Craxi sta facendo una spietata campagna elettorale usando la ormai imminente sentenza definitiva del maxi processo di Palermo, che si chiuderà il 30 gennaio del 92, come fosse una vittoria del Partito Socialista sulla mafia, mentre Falcone fa ormai parte dello stesso Partito Socialista, dopo aver fatto carriera nella magistratura con l'appoggio del Partito Comunista, fino al punto di essere ormai nelle grazie persino del Presidente della Repubblica, che allora era Francesco Cossiga, tant'è vero che sarà proprio Francesco Cossiga che lo inviterà a collaborare con il magistrato russo Valentin Stepankov, che stava per concludere le indagini sul riciclaggio mondiale delle fortune che la mafia russa e la vecchia nomenclatura comunista sovietica avevano rubato, sottratto al popolo russo, e il cui riciclaggio a livello mondiale coinvolgeva anche la mafia italiana, la mafia italo-americana e ovviamente anche il Partito Comunista Italiano. Nasce in questo modo una trattativa, un accordo, un patto fra il pool di Milano e il signor Luca Magni. La procura di Milano propone a Luca Magni di fare da esca per arrivare a arrestare Bettino Craxi e si impegna a derubricare l'accusa contro di lui da corruzione, che prevede delle pene molto pesanti, a concussione. Perché un concusso non è un corruttore, ma uno che viene taglieggiato dal politico malavitoso e che è, suo malgrado, costretto a pagare tangenti a questo politico corrotto. Ecco perché le banconote della prima rata della tangente, quella dei 7 milioni, sono state tutte fotocopiate in procura. Una ogni 10 è firmata da Antonio Di Pietro e dal capitano dei carabinieri Roberto Zuliani. Il 17 febbraio del 92 il pubblico ministero Antonio Di Pietro chiede ed ottiene dal GIP Italo Ghitti un ordine di cattura per l'ingegner Mario Chiesa, il presidente del Pio Albergo Trivulzio, membro di primo piano del Partito Socialista Milanese, ed ecco il blitz al Pio, alla Baggina. Ecco Chiesa che cerca di sbarazzarsi in tutti i modi di quei 7 milioni. Ecco il suo arresto sotto i flash e le telecamere ben puntate e accese. Serviva per costruire uno scandalo, per far partire quel colpo di Stato, o se preferite, quella diversa azione sovversiva che voi chiamate mani pulite. Così l'arresto con le mani nel sacco, come ci hanno impapocchiato i giornali, era invece una trappola creata dal pool per destabilizzare i ben pensanti italiani, aizzare la loro indignazione contro un sistema di potere che era dominato dal PSI di Craxi, e per avviare l'ultimo, secondo loro, colpo di Stato, l'ultima azione diversa sovversiva per eliminare definitivamente tutti gli avversari politici del Partito Comunista Italiano. Così, quando Craxi, cercando di limitare i danni politici di quello scandalo, disse di Chiesa che era un mariuolo
è che lui, Bettino Craxi, era il primo ad essere danneggiato da questo comportamento, ebbene Chiesa era un detenuto in attesa di giudizio, al quale si poteva far sapere quello che si voleva che sapesse. E quindi, siccome era stato tenuto all'oscuro di tutto, quando gli fu detto della frase di Craxi, il famoso Mariuolo, Chiesa si sentì tradito da Craxi, abbandonato dal PSI e prese le sue vendette, confessò tutto. Ecco, insomma, quella che ancora molti chiamano Mani Pulite, nacque come vi ho adesso raccontato e si sviluppò basandosi sulle vendette di Chiesa. Perché Chiesa cominciò a parlare sulle vendette di Chiesa, ma soprattutto sul sistema inventato dal pool di magistrati di Mani Pulite, quello che prevedeva il fatto che io ti arresto, ti metto in galera, ti tengo sotto shock, tu fai il nome di altri corrotti. Io ti libero, arresto quello che tu hai denunciato e così via, a ciclo stile. Non è Mani Pulite. Quello fu uno scannatoio dove sgozzare i nemici del PSI, del Partito Comunista Italiano. Così, quando il magistrato del pool di Milano, noto esponente del Partito Comunista Italiano, e di Magistratura Democratica Gerardo D'Ambrosio avvocò a sé l'inchiesta che un altro pubblico ministero di quel pool, la dottoressa Tiziana Parenti, aveva aperto contro il tesoriere del Partito Comunista Italiano, il senatore Marcello Stefanini. Craxi, che aveva ricevuto un numero spropositato di richieste per corruzione, per Mani Pulite, intravide la manovra di D'Ambrosio che serviva ovviamente a salvare il Partito Comunista Italiano dallo scandalo delle tangenti e aveva deciso di reagire a modo suo. Ecco, Craxi aveva deciso di andare in televisione e di tirare fuori tutta una serie di carte. Tra queste c'era il famoso dossier di Pietro. Craxi riteneva fosse la carta vincente perché dimostrava che Di Pietro era il prodotto di un certo tipo di organizzazione, quella a cui sto alludendo io. E per fare questa operazione mediatica si rivolse a Chico Mentana, perché Mentana, tempo prima, era stato collocato a Rai 2 da Craxi. Ma non soltanto Mentana, perché poi chiamò anche Paolo Mieli per fare un'intervista sul Corriere della Sera, dopodiché chiamò la Rai e si accordò sia con Giancarlo Santalmassi che con Minoli, sempre per fare un'intervista su tutta la faccenda diciamo così, della corruzione. La notizia di quella iniziativa di Craxi fu come l'esplosione di un'altra bomba di Bologna. Quella intervista avrebbe fatto ben più dei morti e dei feriti della strage di Bologna. Il PC non poteva permettere che quell'intervista fosse registrata e fosse mandata in onda. Sarebbe stato un vero disastro. E Craxi, lo sappiamo, era di carattere forte, era un cinghialone, non era facile placare le ire. E invece Craxi non ne fece nulla. Si è come lasciato distruggersi. Senza difendersi, cioè senza svelare all'opinione pubblica tutti i retroscena che lui conosceva. È stato zitto. All'inizio, a dire il vero, provò a difendersi in Parlamento con quei due discorsi che tutti giudicano molto nobili, ma furono solo parole. Disse: chi di voi può dire di non aver fatto tutto quello che ho fatto io? Si alzi in piedi. Nessuno se lo filò, nessuno si alzò. E allora, perché poi Bettino Craxi non si è difeso come aveva deciso di fare e come aveva confidato alle persone che ho detto? Perché quella notte a Craxi furono
pesantemente minacciati i suoi due figli, e un pizzino più che minaccioso gli fu fatto trovare nella sua cassetta postale. A casa della figlia Stefania si introdussero delle persone che bruciarono tutti i suoi vestiti. A casa di suo figlio Bobo razziarono tutto quello che c'era, che era possibile razziare. E nella sua casella, nella sua buca delle lettere, trovò un messaggio molto chiaro, che diceva: se non prendiamo te, sappiamo dove prendere i tuoi familiari. Era chiaro, no? Se avesse fatto quelle interviste avrebbero pagato i suoi figli. Ma devo farvi un'altra confessione, perché questo messaggio trovato da Craxi, da Bettino Craxi, nella cassetta postale di casa sua, è lo stesso messaggio, più o meno con le stesse parole, che avevano ricevuto altri personaggi di Mani Pulite, che avevano deciso di parlare e che, diciamo, sono stati suicidati, perché i suicidi durante quella stagione della cosiddetta Mani Pulite non furono 3, come molti credono, ma furono 42. Bene, Stefania e Vittorio Craxi presentarono una denuncia ai carabinieri della loro zona di Milano e fecero consegnare al questore di Milano, che era Achille Serra, la copia di del volantino, e lo fecero consegnare anche a Francesco Saverio Borrelli della Procura di Milano. A quel punto Craxi decide di telefonare a Cossiga, il quale Cossiga nutriva un complesso di colpa nei confronti di Craxi, perché sapeva cosa stava accadendo, tant'è vero che si era premurato di fare senatori a vita Giulio Andreotti e Gianni Agnelli, ossia due untouchable, due intoccabili, per evitare che finissero dentro anche loro, ma non si era premurato, gli era sfuggito di mente di pensare anche a Craxi. Cossiga era una persona influente e quindi, data questa, come dire, questo complesso di colpa che nutriva nei confronti di Craxi, si fece parte dirigente e convinse il capo della polizia, era Vincenzo Parisi, a fare un'abile opera di mediazione con il pool di Mani Pulite per concordare un patto, ossia la latitanza di Craxi. Craxi se ne sarebbe andato ad Hammamet, non avrebbe parlato, e dopo che lui era fuggito sarebbe stato emesso l'ordine di carcerazione. D'altra parte, anche questo pochi lo sanno, ma già nel corso dello stesso 1993, a seguito della testimonianza di Craxi al processo Cusani, emergevano sempre più prove contro di lui. Con la fine della legislatura e l'abolizione dell'autorizzazione a procedere, che era di ottobre del 93, si faceva sempre più vicina la prospettiva, la possibilità, vero? Lo spauracchio di un suo arresto. Il 15 aprile del 94, con l'inizio della nuova legislatura in cui Craxi non era stato ricandidato, cessò il mandato parlamentare elettivo che aveva ricoperto per 25 anni, credo, e di conseguenza venne meno l'immunità dall'arresto. I magistrati avrebbero potuto sequestrare il passaporto di Craxi, pericolo di fuga, tanto più che era decaduta l'immunità dall'arresto. E invece i magistrati non fecero nulla, nulla, chiusero gli occhi, fino al 12 maggio del 94, un anno e mezzo hanno lasciato trascorrere. Solo allora, il 12 maggio del 94, venne disposto il ritiro del passaporto di Craxi per via del pericolo di fuga.
era ovviamente già troppo tardi, abbondantemente, perché Craxi si venne a sapere solo il 18 maggio del 94, era già in Tunisia, a Mamet, protetto dall'amico Ben Ali, il presidente tunisino. Non solo, perché già precedentemente, il 5 maggio del 94, Craxi era stato avvistato a Parigi, dato che inizialmente era intenzionato a chiedere asilo politico alla Francia. Ma solo il 21 luglio del 95 Craxi sarà dichiarato ufficialmente latitante. Cioè, queste sono delle constatazioni che veramente dovrebbero lasciare indignati ed esterrefatti. Basta fare attenzione alle date che ho ricordato per capire tutto, non c'è bisogno che ci soffermiamo. Non è molto complicato capire, alla luce dei fatti accaduti, che fra Bettino Craxi e questa magistratura vi sia stata una vera e propria trattativa. Il ministro degli esteri concordò con Ben Ali, che era il dittatore della Tunisia, che l'Italia non avrebbe mai avviato una seria richiesta di estradizione di Craxi. Craxi si tenne la libertà di parlare una volta da Mamet, ma senza rivelare nulla di quello che avrebbe voluto rivelare con quella intervista in televisione e sui giornali. In caso contrario, era facile ormai arrivare ai due figli. Craxi si era molto spaventato per quelle minacce, perché molta gente era stata suicidata durante la breve stagione dello scannatoio che molti di voi continuano a chiamare Mani Pulite. Bettino Craxi ha riportato due condanne definitive per i reati di corruzione e per i reati di illecito finanziamento dei partiti. I magistrati sapevano benissimo che Craxi sarebbe andato ad Hammamet col suo passaporto, anzi ne hanno agevolato la partenza, ritardando in maniera sproporzionata e irritante il sequestro del passaporto per il pericolo di fuga. E sempre i magistrati, e qui entriamo in un altro bruttissima storia, e sempre i magistrati, dicevo, conoscevano benissimo gli accordi italo-tunisini, che risalivano al 1967, 1967 e 1972, e sapevano benissimo che la convenzione bilaterale del 1967, che regolava i rapporti fra l'Italia e la Tunisia, non consentiva l'estradizione, ma stabiliva che in caso di reati riconosciuti da ambedue gli stati come reati penali si potesse fare domanda per perseguire i propri cittadini che avessero commesso crimini in Tunisia. Eppure, nonostante queste inconfutabili evidenze, che ovviamente l'informazione si è ben guardata dal far conoscere all'opinione pubblica completamente ignara di tutti questi fatti, inopinatamente nell'estate del 1995 i magistrati di Milano chiedono alle autorità tunisine prima l'arresto provvisorio e poi l'estradizione dalla Tunisia di Bettino Craxi. Tutto tace per un anno. Nel settembre del 96 la Tunisia si degna di far sapere che ci sono, non meglio precisate, difficoltà nell'esame della richiesta di estradizione. Ripeto, non meglio precisate difficoltà nell'esame della richiesta di estradizione, ossia neanche l'avevano letta. Un'altra richiesta di estradizione di Craxi venne avanzata nel marzo del 96. La più recente fu avanzata il 22 gennaio del 1998. Quest'ultima per l'esecuzione della condanna a 5 anni e 6 mesi decisi dalla Corte d'Appello di Milano
nell'ambito della vicenda Eni Sai. Così che quando nell'agosto, un evento che accade dopo tutti questi tentativi di estradizione, nell'agosto dell'88, quando il ministro degli esteri tunisino, Said Ben Mustafa, viene in visita ufficiale in Italia e quando gli viene chiesto conto circa le tre richieste di estradizione, fino ad allora avanzate dall'Italia alla Tunisia per ottenere il rimpatrio di Bettino Craxi, quel ministro tunisino disse la cosa più ovvia e scontata, disse testualmente che nessuna di quelle richieste aveva e poteva ottenere risposta. Punto. Più chiaro di così. Qualora tutto questo non fosse ancora più che sufficiente a considerare quelle tre richieste di rimpatrio per Craxi solo come fumo negli occhi per l'opinione pubblica italiana, un alibi dietro al quale nascondere la connivenza fra Craxi e la magistratura italiana, c'è da aggiungere ancora che i reati per cui furono avanzate quelle tre richieste di estradizione di Craxi dalla Tunisia erano considerate da quel paese nordafricano a sfondo politico e quindi in base alla successiva convenzione italo-tunisina, quella che dal 72 ha regolato l'estradizione fra i due paesi, non era suscettibile di giustificare l'espulsione di Craxi dalla Tunisia. Convenzione del 72, regolamento del 67. Spero abbiate capito bene. E noi eravamo nel 1998, praticamente era tutta roba vecchissima che i magistrati ovviamente conoscevano benissimo. Sono fatte osservazioni, queste che ho presentato, che fanno capire a chi abbia orecchi per intendere cosa voglio, cosa si vuol dire l'uso strumentale e politico della magistratura. Gettare fumo negli occhi dell'opinione pubblica. I reati di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti politici non esistevano in Tunisia. Quindi i magistrati italiani sapevano molto bene che sarebbe stato praticamente impossibile ottenere l'estradizione di Craxi dalla Tunisia. Per dare la giusta misura a queste mie affermazioni, vi porto un esempio recentissimo. Il 22 settembre del 2014, il tunisino Chaambi Mohtaz in Italia uccide sua moglie, un'italiana, si chiamava Daniela Bani. Il Mohtaz è stato condannato in via definitiva dall'Italia a 30 anni di reclusione, aveva ammazzato una persona. Ebbene, persino per un reato tanto eclatante come l'omicidio, reato che pure esiste come reato penale anche in Tunisia, ebbene, l'estradizione del Mohtaz fu concessa solo nel 2019, cioè la Tunisia ha trasferito un assassino dopo 5 anni, ci ha messo 5 anni. C'era inoltre il fattore locale poi, ossia il fatto che Craxi frequentava la Tunisia da molto tempo. Dal quartier generale di Hammamet, Craxi era in grado di controllare tutte le leve che contavano. A Tunisi aveva piazzato un suo fedelissimo, l'ambasciatore Claudio Moreno. Sempre a Tunisi, dopo che era caduto il vecchio Bourguiba, Craxi poté giovarsi della benevolenza del presidente Ben Ali, un oligarca illuminato che considerava Craxi un amico di famiglia. A Roma, al vertice della cooperazione, Craxi aveva piazzato Giuseppe Santoro, un ambasciatore di provata fede socialista che una volta scoppiato lo scandalo raccontò con abbondanza di particolari le ragioni politiche che muovevano i magistrati, molti dei quali erano iscritti al Partito Comunista Italiano. I magistrati in quegli anni volevano apparire
volevano raggirare l'opinione pubblica, volevano apparirle come fossero tutti degli arcangeli Gabriele scesi in terra per emendarci dalle nostre umane miserie. E allora non potettero fare a meno di dare fumo negli occhi, ossia inoltrare a Ben Ali, presidente della Tunisia, ma anche amico di Bettino Craxi, non una, ma addirittura tre inutili richieste di estradizione. Altro che le sciocchezze. Tre inutili richieste di autorizzazione di estradizione. Appunto, quelle tre richieste erano non solo inutili, non solo pura formalità, solo smoke in your eyes, fumo negli occhi, tanto che furono ignorate dall'opinione pubblica, nonostante fosse a dir poco ossessiva e martellante la ripetizione dei reati contestati a Bettino Craxi. Quindi dei reati di Bettino Craxi ne abbiamo piene le tasche, avute per anni e anni, giorni e giorni che ce le fa. Però, mentre ci ricordavano tutte le sue malefatte, mai nessuno ha voluto ricordare all'opinione pubblica quello che io oggi vi sto dicendo. Insomma, quelle tre richieste servivano a gettare fumo negli occhi dell'opinione pubblica italiana, a cercare di nascondere le profonde illegittimità, le complicità degli stessi magistrati per aver omesso il sequestro del passaporto di Craxi, consentendogli così la fuga verso un paese dal quale non sarebbe stato possibile estradarlo, per reati come quelli addebitategli, per celare appunto l'esistenza di un patto fra Craxi e i magistrati, di un accordo osceno fra Craxi e i magistrati. D'altra parte, ricordo a tutti, amici, nemici, e anche e soprattutto agli adoratori di Bettino Craxi, che non più tardi di marzo scorso anche il ministro degli interni Matteo Salvini, consapevole del successone mediatico che il pool di allora aveva ottenuto sull'opinione pubblica facendo quelle tre richieste di estradizione inutili, vero? Ha pensato bene di imitare le gesta di quel pool per gettare fumo negli occhi dei suoi fedeli chierichetti, e chiese Matteo Salvini con voce tonitruante e minacciosa davanti alle telecamere accese l'estradizione da Managua, niente di meno che di Alessio Casimirri, uno dei brigatisti che rapirono Moro e che sterminarono la sua scorta. Era il 1987, e per far vedere che faceva sul serio ha anche presentato la richiesta di un emendamento al Parlamento Europeo, proprio come per Bettino Craxi. Anche per Casimirri sono state avanzate tre richieste di estradizione, carta straccia. Craxi in Tunisia, libero, con impegno a non rivelare quanto tutti già sapevano sul Partito Comunista Italiano, contro la vita tranquilla per i suoi figli. Ho spiegato con argomenti inoppugnabili i motivi per i quali ci fu una trattativa fra Craxi e il pool di Milano. Craxi fu un esule, non un fuggiasco come dicono i magistrati, ma Craxi barattò il suo silenzio, il suo esilio silente in Tunisia, per la vita e la tranquillità dei suoi due figli. L'uomo Craxi antepose l'amore per la sua famiglia e per i suoi figli al rispetto che ogni uomo politico deve alla propria nazione. Mi piange il cuore persino dirlo, ma è così. Perché ora provate a immaginare quello che sarebbe accaduto, come sarebbero andate le cose in Italia se Craxi avesse sfidato quella sinistra togata e mafiosa, si avesse rivelato per televisione all'opinione pubblica, non solo italiana ma anche mondiale, tutto quello che lui sapeva e che aveva da rivelare e che non ha mai rivelato. Quantomeno D'Ambrosio,
non avrebbe potuto insabbiare l'inchiesta della Tiziana Parenti sul Partito Comunista Italiano. Buona parte degli uomini del Partito Comunista sarebbero finiti sotto inchiesta, arrestati. Il Partito Socialista forse avrebbe raggiunto picchi di consenso da paura. Non ci sarebbe stato alcun bisogno della discesa in campo di Silvio Berlusconi per arginare l'assalto alla diligenza da parte della gioiosa macchina da guerra del Partito Comunista Italiano. La DC non sarebbe sparita e il popolo delle parrocchie nel 2009 non avrebbe mai pensato di aderire al Partito Democratico. Oscar Luigi Scalfaro avrebbe potuto essere messo in stato di accusa per via della storiaccia dei fondi neri del SISL di quando era ministro degli interni. Il Partito Comunista Italiano sarebbe crollato a consensi elettorali minimi. Il Partito Socialista Italiano poteva diventare il primo partito politico italiano. Sogni, solo inutili sogni, perché Craxi ha preferito essere un ottimo padre all'essere uno statista. Dunque, la conclusione è che la magistratura italiana e la sinistra italiana agiscono come agisce Riina, come agiva Riina, un mafioso corleonese che minaccia, ricatta, intimidisce, all'occorrenza uccide chi gli fa ombra. Craxi, un uomo che si è sacrificato per salvare i suoi figli dalla vendetta dell'apparato criminale del Partito Comunista Italiano. Un padre ammirevole, un padre appunto anche eccezionale. Un padre, ma non uno statista e nemmeno un eroe. Perché in fondo Craxi ha abbandonato il popolo italiano al suo triste e meschino destino di succube della sinistra post-comunista e dei suoi aguzzini in toga. Non credo che lo dobbiamo ringraziare.